Diciamo che il tuo gol su punizione è stato fondamentale per rimettere la partita in direzione Nardò, dopo che a un certo punto era sembrato insomma, che la gara si fosse complicata e la Pugliolana potesse insomma, mettere in difficoltà. Sì, dai, diciamo che non era facile comunque in un'esplosione, un calcio di punizione, subito gol subito. È stata un po' una batosta di mentale, però secondo me è proprio lì dove abbiamo fatto quello scatto per andare a vincere la partita. Insomma, ci siamo rimessi lì, il risultato è di 1-1, ci siamo messi a posto, abbiamo giocato poi, per fortuna è andata dentro, dai. Si può dire che nel primo tempo hai giocato molto in costruzione, nel secondo invece molto a chiudere e a sacrificarti. Io mettermi le caratteristiche a disposizione della squadra, se c'è da costruire posti rose, se c'è da lottare e menare, si fa anche quello, per carità. L'importante è il risultato di squadra, poi le caratteristiche vengono col gioco, col risultato, vediamo un attimino. Oggi abbiamo visto tanta cattiveria, tanta fama anche da parte di chi è entrato. Beh, sicuramente come avete già detto prima, magari le prime due uscite non saranno state di grandissimo spessore, per cui oggi c'era un po' da parte di tutti quella voglia di dimostrare e penso che si sia visto insomma. Diciamo una ottima gara anche quando siete stati chiamati a gestire il vantaggio, era una situazione inedita in questa stagione perché non vi eravate mai trovati, no, a condurre una partita, almeno le gare ufficiali. E appunto non avete concesso quasi No, niente. lì sì, siamo stati bravi un attimino a capire qual era la situazione. Loro comunque siamo stati bravi a fare subito il secondo e il terzo gol, quindi un attimino loro si sono trovati in una situazione un po' così. Sapevamo che loro comunque dovevano attaccare, noi siamo stati bravi un attimino a gestirla. E poi in ripartenza siamo stati bravi a fare anche il quarto. Grazie.